con le mani, sponda che finisce dalle parti di Piccoli. Provata in mezzo a cercare l'inserimento di Boria, prende l'incrocio di pali, si salva in qualche modo lo studio De Muru. C'è. Allora Greci se la passano i due colleghi di porta, poi bello il tiro incrociato provato da Veronesi, un ottimo intervento da parte di Greci con il piede. La posizione Mambrini, provata ad incrociare il pallone, colpisce il palo, si salva in qualche modo Greci e il Fiumicino. Crescenzo, preso al posto di Boria, protagonista nella prima circostanza, da un 13 all'altro, pericoloso sempre Walter Mambrini. De Santis raccoglie, prova a lanciare subito davanti Mambrino, rientrato molto bene Di Lio, che poi copre bene il pallone con il fisico, permette l'uscita di Greci, che bravo! Da rimettere il pallone in avanti a servire Cozzolino, che in acrobazia impegna De Santis, bravo a deviare in calcio d'angolo. Ma con il destro, gran parata di Greci che si distende in calcio d'angolo. Però l'aggancio per il 13 con il sinistro. Allora possesso che passa per la prima volta in questa terza tempo. Con questo pallone insidiosissimo da parte di Cucina, se non ho visto male. Situazione con le mani, va in mezzo Cozzolino a cercare l'inserimento da terra e di testa da parte di Piccoli, che è stato bravissimo in una prima circostanza a prendere proprio con la testa il pallone. E poi la ribattuta di De Santis a trovare il gol del vantaggio pesantissimo per il Fiumicino al secondo minuto di questo terzo tempo regolamentare. Rinnova la sfida con Greci, Mambrino con il sinistro, glaciale, perfetto, il numero 13, gol del pareggio dello studio De Muro, dove reagirà il Fiumicino proprio con Piccoli, si sposta il pallone verso destra, ottimo l'intervento di De Santis in tuffo, colpo di testa di Capobianchi, De Lio lascia scorrere, ora che ritorna all'origine. Boria, ottimo l'inserimento del numero 6 del Fiumicino, che è stato bravissimo ad incrociare con il sinistro. Studio De Muro che chiaramente si getta in avanti alla ricerca del disperato gol del 2-2. Boria con il tocco morbido, bellissimo il gol del numero 6, che trova anche la doppietta e mette i puntini sopra le i di vittoria. Simone Boria. Veronesi e finisce anche qui il match, vince per 3-1 il Real Fiumicino, che conquista i primi tre punti nel trofeo Conad.